Signori, benvenuti in questo episodio numero 2 della mega sala per rettili. Allora, ragazzi, ora sono in camera mia. Perché? Perché è arrivato il grande momento di traslocarli tutti quanti. Avete capito? Di conseguenza adesso iniziamo a tirar via tutto. E poi mi rivedrete mentre rimonto tutto quanto di là. Oh, vi risparmio tutto il tempo che ci metterò a tirar via i fili e rimetterli a posto. Signori, abbiamo tirato via la teca di snow, tutte le robe che ci sono inculcate là dentro da una parte. Abbiamo la teca di K e resta solo la teca di Harley, con lei lì che non si fa mai cocchi suoi. È vuoto. Cavolo. Ragazzi, adesso porto tutto di là. Allora, signori, mi sa che ci servono due cavi per l'alimentazione delle luci. Poi io direi di prendere anche il papà Lucia. Allora, mi si è scoccato questa ciabatta qua, 3 metri di lunghezza anche, questi qui, perfetta. E poi infine ci servono le prese per le luci, con le luci. Adesso vedo quale prendere, ma noi ci vediamo quando inizieremo a fare l'allestimento per la teca. Signori, arredamento quasi finito. Come potete vedere, abbiamo qua i nostri cari buoni furetti, dove sono finiti, guardateli lì. Mentre di qua abbiamo i serpenti. Signori, Cleopatra probabilmente uscirà dopo questo video qua un altro video dove farò vedere qua che sistemo la sua teca. Poi qui sotto invece abbiamo K e Snow. Gli ho sistemato le teche a entrambi, lui è già riuscito a buttarla giù perché è un figo. K invece l'ho appena messo, ha fatto la muta, vedrete lo short tra poco, o l'avrete già visto. E qua tutto il cablaggio che, ragazzi, non è ancora. Mentre qui, come potete vedere, serve tutto il cablaggio ancora, di conseguenza ne manca ancora prima di riuscire a finire tutto. Ragazzi, questa parte di video, ahimè, è interamente dedicata alla pulizia della vaschetta di Harley. Mannaggia a lei, che sporca ogni cosa che io le posso dare. Allora, qua posso mettere il telefono, se vedete, ragazzi, non sono all'avanguardia, non ho una GoPro. Posso spostare il sasso da qua e metterlo qua. Perché i margheggini primitivi ce li ho. Oh, ok! Allora, noi iniziamo innanzitutto con un cucchiaio e una ciotolina dove mettere la roba. Iniziamo delicatamente a raccogliere la cacca, prima di tutto. Perché i boa constrictor, ahimè, tendono molto a defecare in acqua e ovviamente ciò va a contaminare la stessa acqua dove loro dopo vanno a bere e a vivere. Perciò adesso qua vi lascio il timelapse della pulizia intera. Ok, signori, allora, abbiamo finito di raccogliere le feci di Harley, serpente che ora è incocchiato con la vita dall'altra parte del telefono e mi sta fissando. Allora, adesso io, dentro questa teca qua, per sistemare l'acqua, ci ho messo una pompetta. È piccolina comunque, vedete. Allora, qui abbiamo questa scatolina che contiene dei pallini neri, dovrebbero essere qualcosa di carbonio, fibre, comunque che rendono l'acqua potabile, sono dentro questa scatolina qua. Poi abbiamo un filtro in rete per raccogliere la merda più grande, le alghe, insomma, in realtà, quelle che si potrebbero formare. E ovviamente in ultimo abbiamo la pompetta.
Perciò, ricapitolando, filtro primario che rende potabile l'acqua, filtro secondario, pompetta con filtro principale al suo interno. Poi qui ci ho attaccato, come potete notare, questo qua, che sarebbe una cascatina. Perciò noi andiamo a metterlo che aspira verso la teca e che butta fuori dall'altra parte, perché altrimenti aspira ciò che butta fuori e questo noi non lo vogliamo. Ora controlliamo che funzioni il tutto. 2 secondi. Allora, funzionare funziona, solo che essendo che il livello dell'acqua è parecchio basso, non aspira sufficiente, perciò ora la stacco prima che vada a fulminarsi. Ora il mio caro telefono lo posso pure recuperare e questo sasso rimetterlo al suo posto qua, messo così era. Eccola la Harley, comunque, che vi dicevo, cattiva come sempre, però bella. Vedete com'è? Allora, è scuro l'ambiente, perciò, però l'acqua vi assicuro che è molto ma molto più pulita. E è scuro perché di per sé non ho una luce, oltre al fatto che sono le 9 di sera, quindi comunque le luci sarebbero spente nel terrario. Mannaggia, qua devo ancora finire di riempire di sassi, però vabbè, sono cose che col tempo vanno avanti. Ora lo riempio e poi semplicemente rimetto a funzionare la cascata. Signori, l'acqua non può essere perfetta, vedete che ci sono un paio di cosine dentro, però vabbè. Da adesso ho appena riacceso questo, adesso dovete dare un attimo che comunque vedete che è pieno, insomma, quello è un pezzo di terra. Da adesso con calma, adesso dovete dare un attimo che si riprende, inizia di nuovo a circolare. Là abbiamo ancora lei, che a quanto pare non ha voglia di togliersi da lì. Cioè, raga, è verso sera adesso e cioè, così, cioè, luce rossa che da telefono sembra gialla, però io vi assicuro che è rossa sia da Harley che da K. Cioè, raga, veramente è bellissimo. A lei vedrete il video della costruzione della teca. Bellissimo, sistemato i cavi, cablaggio qui dietro, tutto. Vabbè, lì è un po' in disordine, ma tanto adesso qua lo copro tutto con un prossimo video che arriverà. Ragazzi, veramente bellissimo. Poi qui dietro, vabbè, ci sono loro, ci sono e bellissimi anche loro. Che dire? Noi mi sa che ci fermiamo qua, ci fermiamo. Questo video della mega stanza dei rettili è concluso. Perciò, niente. Ci vediamo in un prossimo episodio.